Se pensate che la melatonina serva soltanto a regolarizzare il vostro sonno, beh, vi sbagliate di grosso. Mi avete sentito parlare più volte di disturbi del sonno e per chi è del ramo spesso e volentieri appare un nome che è quello della melatonina. La melatonina è un ormone, per quanto poi in realtà il termine ormone è discusso attualmente in letteratura scientifica, che ha la funzione di regolare soprattutto il nostro sonno. Questa viene prodotta fondamentalmente a livello della ghiandola pineale, che è una piccola ghiandola che sta all'interno del cervello. La produzione è anche a livello corporeo, diciamo così, viene a livello della retina, a livello della cute e a livello dell'intestino. Come avviene la produzione di questa sostanza? Nel momento in cui noi smettiamo di percepire i raggi solari, piano piano incomincerà ad aumentare gradualmente la produzione di melatonina. Si raggiungerà un picco massimo intorno che varia tra l'una alle 3 di notte, dopodiché ci sarà una ricrescita per annullarsi sostanzialmente quando vedremo la luce del sole. Come vi dicevo all'inizio, la funzione fondamentale è quella di regolare il nostro sonno, cioè l'organismo capisce che è notte perché vede un aumento della melatonina. Allo stesso tempo questa sostanza ha un'infinità di altre azioni sul nostro organismo. Prima di tutto ha un'azione antiossidante, antinfiammatoria, serve ad allertare il sistema immunitario e ha anche un effetto preventivo in ambito oncologico. Purtroppo con l'utilizzo dei computer, con le luci artificiali, sicuramente la produzione di melatonina è spesso alterata nel nostro corpo. Che cosa posso fare per riportarla a valori normali? Sostanzialmente sono due azioni, o ne aumentiamo la produzione oppure la assumiamo in compresse. Per aumentarne la produzione, la cosa migliore che potete fare è prendere molto sole durante il giorno e soprattutto durante le ore notturne spegnere un'ora, 2 ore prima dell'addormentamento, spegnere cellulari, tablet, televisione e qualunque cosa emettano luce azzurra. Se non riusciamo a produrla nel nostro normale ciclo circadiano, allora la dovremmo assumere. Si può assumere in compresse, sono compresse che variano dalle 1 ai 5 mg, in realtà una dose efficace anche di solo 1 mg, per quanto poi la letteratura si sta orientando verso valori sempre più bassi. Assumere la melatonina quindi ci permetterà di regolarizzare il nostro sonno e di dormire sonni più profondi, quindi più riposanti.